Vale la pena un camper usato? È pericoloso, ci sono tanti rischi. Così come è stato per la bicicletta presa usata, anche il camper l'ho preso usato, lui, il gigante. E qui prendere usato un camper è un impegno importante perché è una vera e propria casa, non è che non bisogna guardare, non c'è da guardare soltanto la questione dei chilometri del motore, ma anche tutto il resto. Prenderli usati i camper sono un po' una trappola, c'è un'infinità di cose da controllare. Al di là del motore, della parte meccanica motore, dietro c'è una casa, quindi tubature del gas, tubature dell'acqua, pompa dell'acqua, caldaia, oblò, finestre, infiltrazioni, è molto complessa la cosa. Provo di nuovo in mezzo alle montagne, questa volta però non in moto ma con la mountain bike. Sono venuto con il camper, parcheggiato, scaricato la bici e per la prima volta provo ad andare in mountain bike disperso nelle montagne come in genere faccio con le moto. Un po' una novità per me, invece di andare sulle montagne dietro casa mi sono spostato, allontanato un bel po' anche con il camper. Stanotte dormo qua e domani mattina provo ancora a fare un po' di giro. Io ho trovato lui in condizioni quasi perfette, diciamo, considerando che ha 20 anni, quest'anno ha fatto 20 anni, la tappezzeria dentro è anche immacolata, pulita, però per quanto quando l'ho vista al concessionario l'ho guardato per un'ora e mezza, poi dopo mesi ti accorgi ci stanno dettagli che sfuggono. Io nel motore avevo trovato solamente una tubatura del servo sterzo che trasudava, me l'hanno cambiata senza spendere una lira. Però per dire una cosa che non conoscevo minimamente, sul tetto e sul canale c'è un video specifico proprio su questa cosa, sono gli oblò. Questi hanno 20 anni, le plastiche vengono cotte dal sole e quell'oblò lì io lo stavo per perdere per strada perché fortunatamente dovevamo partire, pulendo un po' qui e lì, toccandolo si è attaccato, è rimasto in mano. Dicevo, sul canale c'è il video di quando l'ho sostituito. Questo pure va cambiato perché è dalla stessa età di quello. Questo qui del bagno l'ho sfondato io con i piedi, rimesso insieme, dovrò cambiare anche quello. I pannelli solari, anche di questo sul canale ci sono le prove, qui ce ne sono solamente due, in totale facciamo 100 watt. Adesso ce ne sono due,
da 104 su 115 o 200 watt con inverter Victron e carico molto meglio, come anche per esempio la telecamera della retromarcia. Oh, ammazzo. La telecamera della retromarcia è oscena, pure quello non lo potevo sapere. Quando accende gli infrarossi per vederci di notte si acceca da sola, quindi lo schermo diventa tutto bianco. Posti che in moto non si raggiungono, non perché la moto non possa arrivare, ma per rispetto un po' dell'ambiente, insomma, in certi posti a motore non ci si arriva. L'impianto elettrico delle batterie dei servizi era rimasto a quello di 20 anni fa, con i concetti di 20 anni fa. Anche lì un lungo lavoro di sistemazione di tutti i cavi e la posizione delle batterie, che attualmente si trovano sotto i due sedili. Questa è la parte dell'impianto elettrico risistemato, un BDS che gestisce le due batterie, quale deve usare, quale deve caricare, se usarle una volta tutte e due insieme, mentre invece prima c'era solo un selettore manuale meccanico. Lui il Victron che dai pannelli solari, entrano qui i pannelli solari e qui va in batteria. Qui sotto al gavone adesso non c'è più la batteria ma le due bus bar. Grazie alla stampante 3D ho potuto stampare i supporti. Fusibile di portata, la sistemazione del fusibile fuso che avevo trovato, diciamo, abbandonato un po' a se stesso. Sempre con la stampante 3D ho stampato un supporto per un interruttore fusibile da mettere a protezione dei pannelli solari per gestire al meglio la carica o spegnere completamente tutto l'impianto quando viene lasciato il camper il messaggio. Poi col tempo, sistemando qua e là, scopri cose completamente nascoste come le luci di retromarcia, che ce n'era solamente una. E così, sempre grazie alla stampante 3D, ho stampato un portalampade al volo e rimediato alla cosa. I sensori di parcheggio, installati in un modo osceno, cavi lasciati liberi ammucchiati sotto al camper che prendono acqua da tutti i lati, anche lì un po' di lavoro di sistemazione. Questi sono solo una parte dei lavori che ho fatto per rimodernizzare, mettere un po' più al sicuro il camper, l'impianto elettrico e tutte le parti, perché come dicevo è una vera e propria casa. Ho scoperto che 20 anni si fanno sentire, cioè il Ducato, il 244, questa versione qua è il 2008, ha due ventole, una di bassa velocità e una di alta velocità. Dei falsi contatti sul sensore e la resistenza non facevano più partire la ventola di bassa velocità. Non conoscendo il motore non me ne sono minimamente accorto. Ho fatto un'intera estate praticamente con una sola ventola. Infatti quando parte la ventola dell'alta velocità un terremoto si scatena qui davanti, una tempesta. Vale la pena un camper usato? È pericoloso, ci sono tanti rischi, però quello che ti dà è veramente tanto, esperienze che difficilmente puoi fare se ti muovi solo in macchina o vai in albergo, perché poter fare quello che io ho fatto questo fine settimana solamente un camper te lo permette di fare. Dormire dovunque vuoi, nel rispetto delle regole, e
la mattina essere già sul posto, scarichi la bici e te ne vai in giro disperso tra le montagne.